Bruno Trentin ha riempito giorno dopo giorno, dal 1977 al 2006, il diario della sua vita. Scritti in 20 quaderni non comuni con solide copertine, senza regolarità periodica, i diari non sono solo appunti per lavori futuri e più compiuti, sono per stile e contenuto un'opera a sé e in sé compiuta. In essi Bruno riporta con cura il resoconto delle proprie vicende politiche, con i suoi dubbi più che con le sue certezze, e insieme alle sue letture. Nel giugno del 1994 si chiude a Chianciano la seconda conferenza programmatica della CGIL. Bruno Trentin lascia la direzione della Confederazione, quella CGIL che conosco bene, dirà, e di cui lascio la direzione con un sentimento di infinita riconoscenza. Dopo le dimissioni rimane negli organismi confederali come responsabile dell'ufficio di programma, ma soprattutto ritorna ad essere un ricercatore socio-economico, come amava dire con un certo vezzo. Gli anni che vanno dall'uscita dalla CGIL alla morte saranno per Bruno anni di grande elaborazione politica e culturale, culminata in quella che è la sua opera più impegnata dal punto di vista teorico, La città del lavoro, di cui i diari testimoniano le fasi sofferte della stesura. Anche con la casa editrice Castelvecchi si è scelto, a differenza che per il periodo della segreteria generale, di non pubblicare quaderni nella loro interezza. Le parti dei diari ancora inedite che si è scelto di rendere pubbliche hanno come tema il sindacato e i suoi rapporti con la politica. Il sindacato, cioè, come soggetto politico e la sua capacità di autonomia nutrita di progettualità. Ci sono nei diari due filoni importanti di riflessione su Giuseppe Di Vittorio ed il libro è arricchito da un'importante appendice documentaria. Una lettura, quella dei diari di Bruno dal 1995 al 2006, è importante, che certamente parla anche all'oggi. Sei d'accordo, Andrea Ranieri? Io, Bruno, allora fai i conti con la crisi del sindacato così come l'avevamo conosciuto. Entra in crisi la dimensione collettiva delle grandi fabbriche su cui si era basato il massimo dell'identità del sindacato. Vada bene, le grandi fabbriche continuano ad essere presenti nel pensiero e nell'elaborazione di Bruno, ma Bruno fa per primi conti, con più decisione di tanti altri, col frammentarsi del mondo del lavoro, con l'importanza che nel lavoro e nella produzione ha sempre più il sapere e la conoscenza, con i fatti della modernità che lui non legge acriticamente, non è un modernizzatore senza se e senza ma, come purtroppo molti della sinistra, rimprovererà molti della sinistra. Analizza la modernità e le sue contraddizioni, avendo come obiettivo, come bussola di tutti i suoi ragionamenti, come mantenere anche nelle condizioni mutate la dignità del lavoro, della persona che lavora e l'azione, e come ricostruire e rilanciare l'azione collettiva del sindacato. La sua idea fondamentale sarà quella del sindacato dei diritti, cioè come nutrire e costruire un tessuto unitario di diritto a partire da quello alla formazione permanente che unifichino chi lavora in maniera precaria, in lavoro autonomo, chi lavora ancora nelle tante catene di montaggio che continuano a esistere nel nostro paese. I diritti è il punto, è il momento di unificazione, per lui il momento di unificazione nell'insieme del mondo del lavoro. E dentro questi diritti c'è la riscoperta della persona che lavora. Persona che lavora, che è più importante della stessa nozione di classe. Ecco, la dignità della persona diventa il punto di riferimento di tutta la sua elaborazione. E in questo incontrerà tanti altri pensieri, nati anche fuori e qualche volta persino contro il sindacato, femminismo, ambientalismo, e fino a dire, dire che quando si affrontavano questioni che avevano a che fare con la vita delle persone, bisognava che il sindacato aprisse un momento di consultazione permanente, addirittura una federazione, con i movimenti nati fuori di lui. E da lì partirà anche, come dire, l'incontro con la parte migliore del pensiero cattolico, del pensiero cristiano. Nei suoi riferimenti culturali che daranno vita alla città del lavoro, certo, c'è il marxismo eretico di Polanyi, dei viennesi, del sindacato delle gilde, ma c'è anche il personalismo cristiano di Maritain, di Mounier, e soprattutto la lettura attenta e appassionata di una grande del Novecento come Simone Weil.
Questo lo porterà, diciamo, a confrontarsi col cattolicesimo più impegnato, ancora prima di Papa Francesco. Ebbe un rapporto straordinario con Monsignor Zuppi, poi fatto cardinale da Papa Francesco. E io ricordo una cosa meravigliosa che fu la messa in Santa Maria del Popolo, che era la chiesa di Sant'Egidio, di una cerimonia funebre fatta per un non credente. È detta esplicitamente così da Monsignor Zuppi e poi la messa fu celebrata dal Cardinale Silvestrini. Quindi fatti di grande attualità, ecco, io quando ho sentito Maurizio Landini a Futura a dire che oggi la priorità del sindacato erano i diritti della persona a partire dalla formazione permanente e che la priorità del sindacato era la contrattazione d'anticipo delle innovazioni tecnologiche senza subirle, anzi diventando parte attiva di un cambiamento che la partecipazione dei lavoratori decideva se era solo subito o se era anche promosso per rendere migliore la vita di chi lavora. Ecco, in queste cose di Maurizio Landini ed è una necessità che Maurizio Landini poneva di cambiare sulla base di queste idee il modo di funzionare normale del sindacato, ho sentito un eco profondissimo delle elaborazioni e delle cose di Bruno Trenta. La seconda cosa è la politica. Cioè, Trentin è il primo che si rende conto che la sinistra rischiava, e qualcosa di più di rischiava, si stava distaccando dalle sue basi sociali di riferimento. Cioè che la sinistra stava cedendo in Europa e anche in Italia al neoliberismo allora marciante. L'amore per Tony Blair e fu una cosa che a Trentin apparve subito come un fatto deviante, che rischiava di staccare dalla politica dalla rappresentanza sociale. E questo fu anche l'assillo del suo lavoro nella commissione di programma dei DS. Io lì collaborai con lui assieme a Iginio Riemma. Forse i due che seguirono con più attenzione il suo lavoro come presidente della commissione di programma, beh, quel programma nella sua testa doveva proprio, come dire, servire a colmare la distanza sempre più grande tra la sinistra, ahimè, incline alle sirene del neoliberismo. Purtroppo quel programma restò in gran parte lettera morta. E forse oggi una sinistra che avesse intenzione di ripensare seriamente al futuro, forse da quei ragionamenti di Trentin dovrebbe ripartire e trarrebbe tante suggestioni importanti per ripartire in maniera seria e credibile. Andrea, abbiamo finito il nostro tempo a disposizione. Io però prendo altri 30 secondi, innanzitutto per ringraziare te, mio compagno in questa bellissima avventura, per ringraziare Marcel Padovani, che ha messo a disposizione di tutti noi i diari di Bruno, per ringraziare Carlo Ghezzi, che è stato mediatore con Marcel e la Fondazione di Vittorio, e soprattutto per ricordare, lo hai fatto anche tu, mi fa piacere, Gino Riemma, indimenticato e indimenticabile, al quale abbiamo dedicato con affetto i nostri diari.